A me piace sconfinare perché sono appassionato di questa materia e ho sconfinato in una disciplina che è l'antropologia, in un autore che ha scritto un bellissimo libro ed è Il dilemma dell'aragosta, la forza della vulnerabilità. E sapete di che cosa parla? Parla di questo crostaceo che è uno degli animali più longevi sulla faccia della Terra. Può vivere fino a 130 anni ed è interessante perché ha un modo per farlo. E sapete qual è la modalità? Quello di rompere il proprio carapace, cioè l'esoscheletro, nei primi 5 anni di vita 20 volte e nei successivi 130 anni almeno 2 volte all'anno. Fate voi i calcoli, perché su questo non sono un campione, però immaginate per vivere così a lungo quante volte deve infrangere quel carapace. Mi sembra una meravigliosa metafora. Per farvi capire che abbiamo bisogno del movimento, abbiamo bisogno del cambiamento, abbiamo bisogno della trasformazione per diventare più grandi. Perché l'aragosta sente che a un certo punto quella parte interna è una parte che cresce molto più dello scheletro che gli sta intorno e questo gli genera una sofferenza, un dolore. Se disinneschiamo quel dolore, il rischio e che ci mancherà la leva per rompere quel carapace. E allora che cos'è la felicità? O meglio, come si arriva alla felicità? Mai, mai, mai eludendo la sofferenza. Mai. È un processo di accettazione della sofferenza. Quel dolore va sentito, perché è proprio quel dolore che consente all'aragosta di frantumare la sua zona di comfort e passare ad un carapace più grande. Guardate, non è un'operazione facile per il crostaceo, perché significa esporsi ad una vulnerabilità enorme, perché quando distrugge la sua protezione resta nudo e quindi vulnerabile e facile preda di cacciatori, giusto? Eppure quella vulnerabilità diventa la forza che gli consente di acquisire una zona di comfort più ampia, più grande. E sapete, secondo me, dopo un po' ci prende pure gusto.